La collaborazione tra un artista e 13 anziani può produrre risultati di inaspettata bellezza. La mostra Pinocchio, con 12 xilografie realizzate dagli anziani ospiti delle case residenza Gardenia 1 e 2 e Melograno di Borgonovo, è un esempio di quanta commovente bellezza possa nascere da una manualità riscoperta grazie all'aiuto dell'artista Franco Corradini, ma anche grazie alla spinta propulsiva che può nascere da un legame emotivo instauratosi tra il maestro e i suoi allievi. Le 12 xilografie sono state realizzate durante un laboratorio organizzato nei mesi scorsi grazie all'associazione Il Filo D, e da quel laboratorio ora è scaturita una mostra che sarà ancora visitabile questo sabato e domenica, 12 e 13 gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 nella Chiesa dell'Immacolata Concezione, lungo via Roma, Borgonovo. All'allestimento hanno collaborato anche parrocchia, comune, proloco e sponsor locali. Un'iniziativa un po' particolare rispetto a quelle che solitamente l'associazione organizza. Sì, è un'iniziativa particolare perché volevamo fare qualcosa proprio che rimanesse, qualcosa di veramente eccezionale, cose che comunque i nostri anziani, alcune di loro nella loro vita non hanno mai preso in mano per tempo e problemi familiari, una matita e aver fatto anche un disegno. Quindi è stata veramente un'emozione fortissima per noi che l'abbiamo seguiti, ma soprattutto per loro che hanno fatto questi disegni e questo lavoro. Le xilografie resteranno esposte per qualche settimana e poi diciamo verranno donate. Sì, queste xilografie verranno donate al Centro Disturbi Cognitivi che sarà attivo fra un po' qui a Borgonovo, quindi rimarranno diciamo in mostra permanente. E quindi noi speriamo di fare ancora tanti altri lavori e poterli ancora donare, sempre che Franco Corradini sia sempre al nostro fianco, perché è una persona veramente eccezionale.